Bentornati sul canale, raga. Oggi siamo di nuovo su Tanks Brawl, un gioco super figo che vi avevo portato anche vari episodi però tanto tempo fa. Ora vi farò vedere alcune cosette, un piccolo riepilogo sull'aggiornamento e un po' di nerdino sul gioco. Alzo un po' il volume, spero che si senta bene, perché ovviamente io modifico, metto su Movidesk, non si possono modificare i video purtroppo, Moviden, e quindi mi ritrovo a fare questi piccoli errori nel video. Allora, blocchiamo queste cosette qua. Ok ragazzi, un attimo mi si era buggato un gioco, il gioco, e quindi al posto di usare il Tiger, alla fine ci dobbiamo fare una partita con l'ISU. Purtroppo è importante l'ISU, anche perché non lo uso da tanto tempo, e quindi una bella partita con l'ISU ci sta. Non abbiamo il carro nuovo, proprio il carro velenoso. Attenzione, quello lì è molto più. Distruggiamo questa cassa. L'artiglieria rara. Distruggo. Questo carro è molto utile per distruggere i carri d'artiglieria. Ho scoperto. Infatti, ecco, le ultime parole famose di Tanks Game 2006. Abbiamo perso. Siamo morti subito. Spero comunque, ragazzi, sempre che gli sviluppatori si diano sempre una svegliata aggiungendo nuove mappe e carri. Perché da poco anche aggiungendo questo carro armato figo che spara due razzi alla volta, non uno ma due. Poi non capisco neanche quanti utilizzi. Casomai ora me lo leggo con voi, va? Perché ancora non l'ho letto. Allora, 800 di vita. Ogni razzo fa 930 a una portata di 11, ecco. Una velocità normale, ecco. E il danno della super, vediamo che cosa fa. Allora, il carro spara due razzi che quando colpiscono un nemico, entrambi i razzi praticamente esplodono e si aprono. E quindi ciascuno causa 450 di danno. Cioè questi razzetti qua, beh, si rompono con la super. Spara questi razzi, però quando ne esplode uno si danneggia l'altro. Oppure esplodono entrambi e chi si è visto si è visto. La marca è marchiata da Dumbo. Sotto il terzo cannoncino c'è la marca Dumbo. Non so se la vedete. Ed è un carro americano. Che a differenza del T-34, non è uguale per niente. Cioè, guardate il T-34, tutto piccolino. E poi invece guardate questo carro epico di mille sorprese, che è medio ed è classificato come carro lanciarazzi. Ovviamente nessuno può battere il mouse, cioè spero solo lui come carro leggendario. Spero che ci sarà un secondo carro leggendario, perché il mouse è troppo forte, anche se l'ho battuto con una scorreggia, ecco, una scurreggia. Usiamo di nuovo lui e vediamo se riusciamo a sbloccare una bozzettina. Casomai in un prossimo episodio vi porto un chest opening, vediamo se riusciamo a sbloccare il carro velenoso. Ce ne stanno due carri velenosi sta partita. Cerchiamo di allontanarci da loro. Vedo la grafica delle pompe di petrolio che non le avevo mai viste. Adesso me ne sono accorto che ci stanno le pompe di petrolio. Una grafica molto bella. Qui ci sono i boschetti che servono per nascondersi dagli altri cani. E il primo sangue l'ho fatto io. Sono in istruzione. Qui c'è il carro velenoso. Attenzione, quello fa danno. Colpo. One shot. Poi l'abilità dell'ISU
e che può diventare invisibile, un po' come Leon o Leon, vabbè, chiamatelo come vi pare. Tanto qui riusciamo. No, per un pelo. Headshot. Potenziamo un attimo, distruggiamo quella bozzetta, che così prendiamo i punti resistenza. E lì c'è un altro ferro velenoso. Sparo il colpo e boom, che distruzione. Il problema è che questo carro fa fatica a mirare a ed è difficile anche guidarlo. Sto avendo difficoltà. Ci sono anche delle linee gialle che indicano il controllo del carro, del suo cannone. Ma dobbiamo anche stare attenti, perché questo carro è solo lui. Ma è solo lui. E mi ha ucciso. Che cosa, mi ha lanciato una bomba. Ah, però lì c'aveva la bomba a gas. Il carro velenoso. Adesso in 20 secondi abbiamo guadagnato 24 trofei. Abbiamo sbloccato gli altri carri nello scorso episodio. Cioè il Mavus e poi il nuovo carro appena aggiunto. Io cambiamo modalità, mettiamo torre radio. Sempre con lì. Vediamo cosa succede. Spero succedano cose belle, anche perché già vedo un K2, quindi non mi ispira. Poi vedo un Hummel che è nella nostra squadra. E il carro nuovo nella nostra squadra. Abbiamo una fortuna pazzesca. Vediamo, eccolo lì in gioco, quello blu in basso a destra, che si è nascosto nei boschi, pronto a difendere i bunker. Se questo carro però si sposta, per difendere dallo schermo. Sono come Wilder Wild con una cecchinata. Quindi tutti tutti. Adesso bisogna. Il nostro carro sta distruggendo già il bunker. Guarda che spara due razzi. Super forte. Distrutto. Colpo. Colpito. No. Invisibile. In questi casi non è utile, lo devono potenziare l'abilità dell'ISU, troppo vero, li devono aumentare di tempo, che se no diventa inutile. Tipo almeno altri 3 secondi. Colpito, ora c'è assorbito. Colpito e distrutto. Devo poca vita, nascondiamoci nei cespugli. Siamo invisibili per quel minimo secondo. Attenzione allo Sherman. Cioè al... come mi ha chiuso il K1? Mi ha chiuso lo Sherman. E distrutto. Boom. Guarda come ti mitragliato da parte del Demolition. Oh, me l'aspettavo. Danneggiamo un po' la torre radio. Invisibilità. Boom. Noi da lontano mordi e fuggi. Da lontano non ci possono colpire. Invisibilità per quel minimo secondo. Ovviamente l'automira questo carro è praticamente inutile. Bisogna avere la canna puntata proprio direttamente sul carro, perché se no non funziona. Non è come gli altri carri, non è come Piper. Vi ho vinto col carro nuovo, GG. Vediamo, vabbè, abbiamo vinto i soliti trofei. Sicuramente ne abbiamo vinti 24, 25. Quello che è. Ma credo 25, sì. Per una partita valida. Sherman, nessun nuovo pezzo. Ok. Vediamo. Il prossimo premio.
Nel prossimo premio, allora abbiamo Convoglio, che è una modalità che è in arrivo, però ancora non è pronta. Il prossimo premio sarà questa cassa qui, blu. Un'altra cassa, i primi pezzi dell'AMX, poi il mouse, borsa metallo e poi 100 d'oro. Allora, ci possiamo acquistare? Certo, ci potevamo acquistare una cassa epica. Però non abbiamo i soldi necessari, quindi... Beh, qui ci sta le poste, ma non ci arrivano... Non di più, i negozi. Siamo... Cazzo, vorrei avere tutti sti carri qua. Caliope, che mi mancano pochi pezzi. Ovviamente di solito uso lo Sherman, però stavolta ci mettiamo una corazza più resistente. Questa azzurra, che ne ho trovata qualche giorno fa, dai. L'abbiamo trovata in un video, se non sbaglio. No, no, non l'abbiamo vista. Se mi sbaglio, scrivetemi nei commenti se l'ho trovata nei video scorsi. Che non me lo ricordo. Ma credo di sì. Allora, cambiamo, modifichiamo il Wild, potenziamo questa canna. Però ho sprecato soldi per niente, che c'avevo la rigatura già pronta. Poi dobbiamo mettere i pezzi nuovi e non quelli vecchi. Quindi dobbiamo modernizzare un po' questo carro. Ci mettiamo la scatola di ricambio avanzata, che così ha più danno, più resistenza e più... E il colpo è più efficiente. Usiamo lui, va. Lummel. Che ci danno tanto fastidio. Ma noi col Wilder Wild, basta che noi ci avviciniamo e ci spariamo una raffica. Abbiamo lo schermo. Siamo attenti che ci bombardano. Ci nascondiamo nei boschi. Non c'è più nessuno. Insieme all'Hummer. Ecco, mi ha raso. Il suotto non ci aiuta. No, no. Ci abbiamo fatto attenzione. Ok, per fortuna l'Hummer ha solo due colpi. Però il problema è che possono andare sopra le case. Sordiamo. No, perché non mi è partita la ulti? Non mi è partita. No, 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 ecco. Abbiamo perso, credo. Cioè, se all'inizio, se ho fatto troppo presto per dirlo, ho detto troppo presto, abbiamo perso, la nostra squadra in offensiva, cioè non ha perso. Quindi adesso che ho vinto ho fatto un obiettivo, abbiamo perso. Se non mi do una mano, se non mi sbrigo, mi distruggono. Sì. Ma almeno completiamo le sfide. Che ci danno nuovi pezzi per nuovi carri oppure nuovi gadget per i carri. Utili per potenziarli. Abbiamo perso. Poi c'è la missione che bisogna fare tanto, tipo 2800 lì sopra c'è scritto danni ai carri. Mi sembra una passeggiata se uno è pro player negli scritti 50 di carri. Ma non io. Dove verso? Oh, non sapevo se era lei i carri oppure... Boh. Meno sui trofei, non è un problema. Vediamo. Altri 10 pezzi del KP2 e possiamo chiudere il video. Spero che il video vi sia piaciuto e come sempre lasciate almeno 2 like o 3 like per un prossimo episodio e andate a vedere lo scorso video perché c'è probabilmente una cosa che vi potrebbe piacere. Quindi non perdetevelo, andatelo a vedere anche ora. Ci vediamo con un prossimo video. Bella raga.